Vogliamo chiedere a loro se il soffitto per seguire. Dottor Gioia. Qualsiasi cosa io possa andare ad aggiungere a quello che è stato detto, una parola dico, sottoscrivo in pieno quello che ha detto il dottor Vale. Sapete perché me ne vado molto contento qua, comunque vadano a finire le cose anche se siamo pochini? Perché c'è stato quel giovanotto che senza sapere minimamente chi fossi mi ha detto la polizia c'è stato vicino. Io con Andrea ridevamo in maniera silenziosa e convinta. Io sono il dirigente del commissariato. Quando tu dandomi il tuo dico sono lieto anche perché ho 54 anni, mi sento anche un po' vecchia di un'intervista, ma un ragazzo giovane mi dai tu già mi sento piuttosto gratificato. Ma quello che hai detto dicendo la polizia è venuta senza che li avessimo chiamati, li abbiamo sentiti vicino, ce ne possiamo andare. Perché veramente oggi credo che sia stata messa una pietra miliare. Poi dobbiamo costruirci sopra. Tra quello che ha detto Gigi prima, quello che ha detto il dottor Vallo, è quello che io ho ricevuto in maniera totalmente spontanea. Cosa vogliamo dire? Possiamo dire soltanto che i risultati ci sono perché le indagini vengono fatte in maniera capillare. Tra noi, l'arma e la finanza, loro se vogliamo sono i tecnici che poi riescono a ricostruire in maniera certosina quelli che possono essere state anche le movimentazioni dell'arma. Noi però vediamo anche quella che è stata l'attività estorsiva. Ma ci sono mille strumenti, allora è chiaro che davvero la denuncia quanto più viene fatta in maniera precisa, puntuale, blindata, si blinda l'indagine, non si blinda la denuncia, oltre a blindare la persona che fa la denuncia, viene blindata l'indagine, tant'è che poi fanno un rito abbreviato e la vittima, questo poi è un inciso, apro una piccolissima parentesi, nel nostro codice di procedura penale che è del 1989, non sto parlando di codice 8, all'incirca la parola giudice è un centinaio di volte citata, sapete quante volte è citata la parola vittima? Perché il nostro codice non parla di vittima, bensì parla di parte offesa che può diventare parte civile. Ecco già il mutamento che dovrebbe essere un cambiamento mentale che ci dovrebbe far riflettere su questo fatto che le vittime delle estorsioni purtroppo già vengono considerate dal legislatore di 30 anni fa ancora come parti civili. E non con il loro nome e cognome che viene ad essere vittima di estorsione. C'è una persona che sta subendo un'angheria, una violenza o una protesta, diciamolo come vogliamo noi, sta subendo un reato. Quindi cambiamo la nostra mentalità, cambiamo la mentalità soprattutto degli associati, facendo evidenziare che c'è un'attenzione enorme, non soltanto dalla polizia, dalla magistratura, dagli amici delle associazioni, c'è un'attenzione enorme dal punto di vista sociale, perché quando si è trattato di questi tre soggetti che in mille modi siamo riusciti ad inchiodare alle loro responsabilità, sono destinatari di tre ordinanze di custodia cautelare, noi dici grazie sono tre, no, ognuno di loro sul groppone c'ha tre ordinanze, i tempi gli ha detto Gigi sono proprio il minimo, questi prima di 10 anni col ciufolo che li rivediamo camminare all'interno di Castellammare, anche se dovessero cospargersi il capo di cenere e confessare tutto dall'A alla Z e magari veniamo a sapere che noi abbiamo scoperto 3 o 4 episodi estorsivi e loro ne hanno fatti 30-40, perché 30-40 l'hanno fatta, noi li abbiamo incaprettati per 3 o 4 episodi estorsivi con piccoli aiuti. Ecco che però, e con questo concludo, questa fiammella di speranza, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, come questi imbecilli che hanno fatto quello che hanno fatto, onore guapparia, hanno fatto l'altra sera, ognuno poi è responsabile delle proprie azioni, maggiorenni e minorenni, sotto i 14 anni non sono imputabili e puniti, 14 anni e un giorno sono imputabili e puniti, sono responsabili, stiamo parlando del stesso di quello che hanno fatto, veramente il minimo che facciano una decina di anni di galera, e l'importante è questo, di cominciare a spargere il seme della conoscenza. Dicevano gli antichi che la conoscenza è potenza, si deve sapere che c'è una rete di protezione fatta da magistratura innanzitutto. Di nuovo una parentesi,
posso assicurare che i magistrati che adesso stanno a Torre Annunziata e quelli che abbiamo alla DDA hanno una marcia in più. Io ringrazio Gigi per aver lodato il nostro lavoro, io poi tra l'altro mi trovo una meraviglia sia con i colleghi dell'Arma che con quelli della Finanza, per un unico motivo, siamo amici. Peggi paga morto, tutti e tre. Se noi ci uomo a giacca, polizia, finanza e carabinieri, indossiamo la giacca di forze dell'ordine, forze di polizia e a Castellammare è rarissimo, ma questo è successo. Non è nemmeno troppo raro anche a livello centrale, sta arrivando. Quindi c'è questa rete di protezione che va sfruttata perché io ritengo che sia un'occasione difficilmente ripetibile. Grazie.